Buonasera, grazie di essere intervenuti in una giornata così bella dove c'è lo champagne al tettuccio e fra poco ci sarà anche un'altra conferenza. Sentite bene? Ci sarà un'altra conferenza anche qui all'Eccelsior, ma insomma vuol dire che Montecatini è vivace. Noi siamo, ormai ci conoscete, se non ci conoscete siamo l'associazione culturale Intenti, questo ormai è il nostro 33esimo incontro, abbiamo iniziato con la scoperta delle onde gravitazionali con appunto l'interferometro di Cascina a Pisa, dove la professoressa Rosa Poggiani è stata una delle artefici di questa scoperta che è stata veramente rivoluzionaria nell'ultimo tempo. Ora ce ne sono state altre, direi, rivoluzionarie, e quindi l'astrofisica è sempre più una materia che a noi ci appassiona. Per cui facciamo questo incontro dedicato alle donne e la scienza. Presento Elena Amato, dottoressa presso l'Osservatorio Astrofisico di Arcetri, si è laureata col professor Pacini, è stata a Berkeley e poi adesso appunto è all'INAF, che sarebbe appunto l'Istituto Nazionale Astrofisico Italiano. La professoressa Rosa Poggiani è già venuta diverse volte e quindi è una nostra partecipante dell'associazione e ci parlerà questa volta appunto di un excursus sulle donne che io avevo chiamato le figlie di Leonardo, ma lei preferisce non chiamarle così perché dopo tutto figlie vuol dire che ancora siamo sottomesse a qualcuno e invece noi non vogliamo più essere sottomesse a nessuno. Vi rubo ancora due minuti per dirvi che ci sarà un prossimo incontro sempre qui in questa sala l'11 maggio sabato alle 5 con la professoressa Zagonel che ci parlerà delle bizzarrie quantistiche e quindi è un argomento un po' particolare che però lei pare renderà abbastanza spettacolare. E poi abbiamo un altro appuntamento con invece il professor Danilo Giulietti che è un ricercatore presso l'Università di Pisa e lavora a Frascati e loro ci parleranno dei traguardi della scienza che riguardano le particelle e i super laser intensi che in questo periodo stanno proprio rivoluzionando la ricerca nell'Istituto Nazionale di Fisica Superiore di Frascati. Non vi dico altro e passo direttamente la parola alle nostre attrici. Grazie. 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 Rosa invece è di casa e abbiamo organizzato questa presentazione in maniera su donne e scienza in maniera da essere abbastanza complementari. Il titolo della mia parte, la valigia degli attrezzi, lo capirete via via che entriamo dentro la presentazione. Questa presentazione in realtà è il frutto di una ricerca alla quale fui spinta un paio di anni fa leggendo sulla rassegna stampa astronomica un articolo che si intitolava Women of the Future in the RAST, donne del futuro nella Royal Astronomical Society, che è una delle società astronomiche più importanti al mondo, è quella inglese, ma è quella che tutti guardano con rispetto, americani inclusi, va bene? E in questo articolo appunto mi ha colpito per il fatto di essere in una rassegna stampa che parla di astronomia, non di differenze di genere o altro. In questo articolo Karen Master essenzialmente illustrava i risultati di una sua ricerca e l'abstract, cioè la sintesi dell'articolo, una particolarmente intrigata. Vedete, l'abstract si chiude con una domanda: quando potremo smettere di parlare di genere in astronomia? Beh, soltanto quando essere un astronoma A sarà irrilevante quanto essere un astronomo O. È così? No, ancora siamo lontanissimi
dovuta all'aver raggiunto questo traguardo e quindi la materia vale la pena essere investigata. Perché? Allora, partiamo da un dato, non vi mostrerò molti grafici di questo tipo, non vi spaventate. Le curve che vedete rappresentano il numero di ragazzi e ragazze, visti per genere, i ragazzi sono in blu e le ragazze in arancione, diciamo, doveva essere rosa, nel corso dei loro studi, va bene? All'inizio le ragazze nelle scienze sono addirittura più numerose dei ragazzi e ottengono risultati migliori se si somma su tutte le scienze, inclusa la biologia, che però è quella che ne ha di più di ragazze. Quando si arriva invece alla fine della carriera, i ragazzi ottengono risultati migliori, va bene? E in particolare la cosa interessante e preoccupante è che in alcuni mestieri scientifici, ma anche mestieri più in generale, le donne sono in percentuale inferiore a quella che si chiama soglia critica. Che cos'è la soglia critica? È una percentuale che in questo momento storico è stimata al 25%, sotto la quale una minoranza è tale. Che vuol dire essere tale? Vuol dire che la situazione è a detrimento della minoranza stessa, perché si sente fuori luogo, ma perfino della maggioranza, perché non riesce a inglobare e a utilizzare al meglio la forza lavoro racchiusa nella minoranza, va bene? Questa è la soglia critica. Quando una qualsiasi minoranza si trova sotto la soglia critica è un male per l'intero settore, non solo per la minoranza. Questo è il concetto di soglia critica. Perché? E qui comincia la ricerca, quindi vi mostro del materiale che in realtà ho ereditato da una mia amica professoressa di sociologia che si occupa appunto nello specifico di differenze di genere. E lei mi ha guidato attraverso una ricerca storica in cui ci sono varie frasi particolarmente significative per capire come siamo arrivati all'oggi. Allora, ve le cito. Pitagora, VI secolo avanti Cristo. C'è un principio buono che ha creato l'ordine, la luce e l'uomo, e un principio cattivo che ha creato il caos, le tenebre e la donna. 300 avanti Cristo, Aristotele. L'uomo è per natura superiore, la donna inferiore, l'uno comanda, l'altra è comandata. Facciamo un bel salto storico e arriviamo al 1800, Hegel, 1807. Le donne non sono fatte per attività che richiedono una facoltà universale di ragionamento, così come la scienza, la filosofia e certe forme d'arte. Schopenhauer, 1851. Le donne sono adatte a curarci e a educarci nell'infanzia, appunto perché esse stesse sono quei ricchi, sciocche e miope. In una parola, tutto il tempo della loro vita rimangono grandi bambini. Esse occupano una specie di gradino intermedio tra il bambino e l'uomo, il quale solo è il vero essere umano. Darwin, 20 anni dopo. Beh, se gli uomini in molte discipline decisamente sono superiori alle donne, è perché il potere mentale medio dell'uomo è superiore a quello di queste ultime. Qual è l'altra spiegazione? Mingazzini. La donna è inferiore all'uomo perché il suo cervello pesa 100 grammi in meno di quello dell'uomo. L'altro falso, ma no, vabbè. 1912, rivista di filosofia scientifica. La donna, pena grossi guai, non deve essere distolta dalla sua naturale missione, ossia quella di arrivare dei figli. E infine 2005, David Summers, fu rettore di Harvard, perché dopo queste affermazioni venne defenestrato. Differenze innate tra uomini e donne potrebbero spiegare perché poche donne hanno successo nella scienza. Chiaramente David Summers venne buttato fuori e Harvard è uno dei programmi più attivi in quanto all'inclusione delle donne nell'esterno, nelle discipline scientifiche. Stereotipi. Questa è una raccolta più generale. La scienza è neutrale e si occupa delle cose, quindi è oggettiva. Le donne si occupano di persone soggettive. L'identità femminile è legata al mondo naturale. L'identità maschile, invece, è fondata sulla separazione e il controllo della natura. Il sapere maschile è di per sé più scientifico, analitico e oggettivo. Il sapere femminile è basato sull'intuizione di tipo materno. Sfido chi di voi non ha mai conosciuto nella vita uno di questi stereotipi
quali tutti, credo, in questa sala siamo cresciuti. La scienza è razionalità ed è completamente separata dai sentimenti, concreta e rigorosa. Le donne invece sono irrazionali ed emotive. La scienza è ricerca di potere. Le donne invece cercano l'armonia. Questo è un interessante test. Nel 1989 c'è stata la prima versione di questo test, che in realtà poi viene ripetuto negli anni e con risultati purtroppo non troppo mutati rispetto all'epoca. Comunque il sociologo Gardner condusse una ricerca negli USA tra alcune migliaia di studenti delle superiori e chiese di disegnare uno scienziato. La quasi totalità, cioè stiamo parlando del 99% all'epoca, che è sceso al 90% oggi, va bene, quindi pochissimo progresso, disegnò un uomo bianco, barba o baffi e occhiali, ok? 90% degli studenti vede così uno scienziato. E se voi cercate su Google disegni scienziato, queste sono le prime immagini che trovate. Non arriva mai la donna, cioè arriva dopo tutta questa caterva di immagini una donna e dopo tre immagini arriva un robot, ok? Quindi veramente non c'è questa figura di scienziato nell'immaginario collettivo. E tutto questo perché ve l'ho raccontato? Perché questo è quello che forma la nostra valigia degli attrezzi, e qui capite il titolo di questa presentazione. Cioè, tutte le volte che noi nella vita ci troviamo davanti a una scelta, davanti a un bivio, e dobbiamo decidere da che parte andare, andiamo a guardare quali sono, andiamo ad utilizzare degli attrezzi che abbiamo messo da parte nella nostra valigina per prendere una decisione. E nella nostra valigina, purtroppo, troviamo una cosa di quel tipo. Lo stereotipo che è sempre lì. Quella vignetta cosa rappresenta? Due bambini sono alla lavagna, uno sbaglia il conto, l'altro pensa: wow, tu fai proprio schifo in matematica. Viceversa, ci sono ora un bambino e una bambina alla lavagna, lei sbaglia il conto, quello che il bambino pensa è: wow, le ragazze fanno veramente schifo in matematica. La generalizzazione. Dalle donne ci si aspetta che facciano meglio degli uomini, alle donne gli errori in scienza non si perdonano, va bene? E l'errore di una donna rischia di essere attribuito all'intero genere. E purtroppo è ancora così. Questo lo viviamo sulla nostra pelle tutti i giorni. Viceversa, il merito a volte non è riconosciuto. Questo è vero non soltanto in scienza, questo in realtà è uno studio che riguarda la carriera universitaria in generale. Ci sono due ragazzi che vanno a fare un'intervista però anonima, senza che si conosca il genere dell'intervistato. Ebbene, con le stesse risposte, questo è un altro test fatto dalla American Association of University Women, quindi dall'Associazione Americana delle Donne nell'Università, con le stesse risposte le donne vengono giudicate in media meno competenti, meno affidabili e con minore capacità di didattica e di mentoring, cioè funzionare come mentori. E questo chiaramente ha delle conseguenze sulle donne stesse, che a un certo punto si deprimono e pensano di essere inadeguate, va bene? E da questo nasce questo termine, sindrome dell'impostore, che in realtà è una sindrome riconosciuta dalla psicologia, per cui le donne sono abituate perfino a reagire, le donne ambiziose sono abituate a reagire male perfino ai complimenti, perché nel momento in cui ti fanno un complimento, wow, la gente pensa che io sia fantastica, ma in realtà sono soltanto un impostore. Questo termine nasce dalla reazione al riconoscimento di alcune donne anche celebri. Vi faccio vedere due casi di sindrome dell'impostore riconosciuta. Meryl Streep, che prende l'Oscar e si chiede, lo dichiara lei stessa al suo psicologo: ma perché la gente dovrebbe volermi vedere ancora recitare? Io non so recitare, quindi perché lo faccio? E Jodie Foster, dopo il suo Oscar, pensavo che fosse un imperitato colpo di fortuna.
fortuna, come quando avvenne, come quando venne ammessa a Yale. Tra l'altro lei era un'attrice che studiava a Yale. Mi aspettavo che se ne sarebbero accorti tutti e si sarebbero venuti a riprendere l'Oscar. Avrebbero bussato alla mia porta dicendo: ci dispiace, è stato un errore. Quello in realtà era per me strano. E questa è la parte di sindrome dell'impostore, quindi il senso di inadeguatezza che le donne finiscono per sviluppare. C'è poi il mancato riconoscimento da parte della comunità fatta di uomini e donne, ovvero l'effetto Matilda. Spesso è successo nella storia, e ne vedrete molti esempi nella presentazione di Rosa, che una donna si vedesse scippato il merito dei suoi successi e questo merito fosse invece attribuito a un uomo. Qui ci sono tre casi famosi: Lise Meitner, Rosalind Franklin e Marietta Blau. Tre donne importanti, forse l'unica che non menziona Rosa è Marietta Blau, che è un visito, vabbè, se siete curiosi di sapere ve ne parlerò io poi se ci saranno domande. Una cosa carina che voglio dire, e che non so se Rosa la dice, è appunto che Rosalind Franklin ora ha il suo nome attribuito, questa è una notizia proprio fresca di febbraio 2009 ed è un segno del cambiamento dei tempi, l'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea, ha voluto chiamare Rosalind Franklin la sonda che andrà su Marte a perforare fino a 2 metri il suolo marziano in cerca della vita. Rosalind Franklin invece gli studi sulla forma del DNA, fu la prima a individuare la struttura a doppia elica. Chiaramente ci sono i contraesempi, nel senso che una persona come Marie Curie, inizialmente rifiutata come professoressa, le fu negata una cattedra, poi alla fine in realtà vinse il Nobel per la fisica, e anzi ne vinse due per la fisica e per la chimica. E di sicuro dai tempi di Marie Curie oggi c'è un'evoluzione. Guardate, queste sono due foto, una famosissima, l'altra che sta per diventarlo. La foto che vedete in alto si riferisce alla conferenza Solvay, che era la conferenza di fisica più famosa nei primi del Novecento, in realtà fino a metà del Novecento. E nel 1911 c'è una conferenza in cui ci sono tutti uomini, tranne Marie Curie, che non ho un computatore per evidenziarvi. È la seconda in basso da destra, tutti gli altri sono uomini, molti premi Nobel. E ora invece, il 10 aprile 2018, conferenza stampa della National Science Foundation per annunciare i risultati dell'Event Horizon Telescope, la prima immagine del buco nero. Vedete che i numeri sono completamente diversi, ci sono 3 uomini e 2 donne. Ok? Quindi un miglioramento di sicuro c'è, un'evoluzione si vede. E lo stesso è vero per il caso delle onde gravitazionali, no? Anche questo l'avete seguito, so che è stato coperto anche da conferenze specifiche nell'ambito di questo programma. 2 persone che giganteggiano nell'annuncio, ma in tutto il lavoro che c'è stato dietro, sono la nostra Marika Branchesi e Frances Cordova, che appunto è la prima presidente donna della National Science Foundation. E di nuovo l'immagine che vi mostravo prima, la prima immagine di un buco nero, tra gli scienziati, il personale scientifico in questa conferenza in realtà erano 3 persone, l'altra era Frances Cordova, la presidentessa dell'NSF, e un ingegnere. Di 3 scienziati, una era donna, Sarah Marcourt, mia amica e collega, che tra l'altro appunto lavora in Europa, per nostra fortuna, pur essendo americana, è uno degli strani casi di immigrazione all'incontrario scientifica. E infine Donna Strickland, che penso verrà menzionata di nuovo anche da Rosa. Finalmente abbiamo riavuto un premio Nobel per la fisica quest'anno attribuito a una donna, va bene? Ce n'erano stati soltanto 2 nella storia, Marie Curie e Maria Gertrude Meyer, di cui vi parlerà Rosa. Però se andate a fare i conti, i premi Nobel sapete si possono dividere, no? Una persona può vincere mezzo premio Nobel, può essere condiviso. Allora andiamo a fare i conti, Marie Curie ne vinse 1/3. Maria Gertrude Meyer ne vinse 1/2, Donna Strickland ne ha vinto 1/4, non arriviamo a 1 Nobel intero all'intero genere femminile.
Quindi l'evoluzione c'è, però purtroppo è veramente molto lenta e la strada è lunga e faticosa. E questo è il motivo per cui vale la pena chiedersi i perché e cercare delle risposte a queste differenze di genere. Una, per concludere, una risposta la voglio dare io, ed è una risposta che in realtà vuole essere un consiglio utile per le donne, soprattutto per le giovani, perché io sento continuamente studentesse dirmi no, ma è troppo difficile, no, ma fisica no, no, ma la scienza no. Allora, non dare ascolto alle voci nella propria testa, e se ci si sente inadeguati può andare anche bene, però non urlarlo ad alta voce e soprattutto non scriverlo nel curriculum, va bene? Perché talvolta davvero traspare dal curriculum. E con questo ho finito, grazie. Grazie.
inviterei ad andare a vedere gli allestimenti che hanno fatto a Montecatini Alto, che sono molto belli e interessanti. E devo dire che abbiamo fatto proprio una ricerca per il diario segreto di Leonardo che ha presentato Bresciani, dove Leonardo, a differenza degli uomini citati dalla nostra collega Elena Amato, era invece molto sensibile alla bravura delle donne e pur avendo inclinazioni diverse era molto legato a delle donne che secondo lui manifestavano già delle doti molto interessanti. E ora passo la parola a Rosa Poggiato. Allora, salve a tutti, è un piacere trovare alcuni di voi tra il pubblico fedelissimi a tutte le attività organizzate dalla nostra Gianna. Allora, ringrazio Elena che mi ha preparato il terreno e ci ha presentato con dati scientifici tutte le varie forme di pregiudizio. Avete visto molti filosofi o persone come Darwin che associamo al progresso intendono il progresso per metà del pianeta, possiamo dire, escludono le donne. C'è anche Kennedy, un attivista che scrive a Darwin dopo la pubblicazione dei suoi libri dicendo: ma com'è possibile la figura della donna? E Darwin risponde citando che nel mondo animale si vede, no, che in natura il maschio è superiore. Quindi anche Darwin, che ci fa fare un salto scientifico, come vedete, è figlio della sua epoca, sessista rigorosamente. Allora, io oggi non posso parlare di tutte le donne coinvolte nella scienza, ne ho selezionate alcune che hanno delle storie molto interessanti. Tutte loro condividono, come la maggior parte degli scienziati, l'aver affrontato una serie di ostacoli nella vita e nel lavoro, ma tutte loro condividono il fatto di aver avuto una forte motivazione, grandissima, perché loro hanno dovuto affrontare anche l'ostacolo di non essere uomini. E poi ci sono due aspetti da tenere in conto: la famiglia e le istituzioni. Spesso questi aspetti sono a favore, spesso sono contro, e alcune di queste donne, alcune molto famose al grande pubblico, alcune meno, hanno trovato famiglie che hanno provato a tappare le ali, come istituzioni che le hanno schiacciate e messe nell'angolo a livello incredibile. E poi parleremo anche dei Nobel, perché ci danno una mortalità scientifica, e quindi per uno scienziato, una scienziata, l'essenziale sarebbe arrivare un Nobel, ma avete appena sentito che non si fa un Nobel per la fisica femminile intero, sommando tre donne grandissime. Allora, questa l'avete già vista, è l'immagine della conferenza Sophie, in cui c'è un'unica donna, che è Marie Curie, la donna che ha vinto due Nobel in due scienze diverse, e tutto il resto è una carrellata di uomini. È eccezionale che ci sia una donna, ma lei è una donna straordinaria, e ci sono più premi Nobel in questa immagine che non premi Nobel, oserei dire. Questa è la situazione della fisica un centinaio di anni fa. Vediamo se è cambiato qualcosa. Allora, quando è che si parla di donne e scienza? Praticamente da quando si comincia a parlare di scienza. E ci sono delle civiltà antiche che sono meno chiuse di quanto penseremo al mondo femminile. Allora, la prima donna a cui si associa l'idea di scienza è Medinta, 2700 a.C. Dottoressa alla corte del faraone, probabilmente figlia del faraone Sesosti. Si prende cura della salute dei membri della famiglia reale, segue dopo Imhotep, insomma, il medico egiziano molto più famoso. E è una posizione incredibile, compie molti studi di medicina, eccetera, eccetera, e potremmo dire che è la prima scienziata della storia. E come vedete la società egiziana, almeno per una donna di altissimo lignaggio, sembra non porre troppi ostacoli. L'altra donna di cui si ha notizia in epoche così antiche è Enedwan, 2400 a.C., Mesopotamia, sacerdotessa, figlia del re Salmone il Grande, che fonda l'intero impero. Come sacerdotessa lei studia fenomeni celesti, in particolare studia molto le fasi lunari, e come sacerdotessa sono intende tutti gli aspetti della vita dell'epoca, quindi anche la sacerdotessa che si occupa della fertilità del terreno e di tutti questi aspetti. In questo tipo di società, come vedete, almeno in relazione alla religione, per una donna che in questo caso è di altissimo lignaggio, si può fare scienza, anche se non è la scienza che intendiamo in senso moderno, ma è Eduanna, fa delle osservazioni scientifiche in ogni caso. E queste due, come vi immaginate, non sono tra le donne della scienza più famose, cioè dovete andare a leggere dei testi specifici per scoprire il ruolo che hanno provato. Man mano che si va avanti compaiono altri personaggi femminili interessanti.
Diana di Cremona è la compagna di Pitagora, che non è particolarmente tenero da quanto abbiamo sentito nella presentazione di Elena con le donne, nonostante la sua scuola sia aperta anche alle donne, caso eccezionale per l'epoca. La sua scuola di geometria, di matematica, di filosofia, di misticismo, assimilata per molte a una setta, ammette anche le donne, tra cui Teano, che quindi si occupa di matematica e filosofia e, secondo gli storici, ha contribuito allo studio del rettangolo auro, che era il rettangolo la cui forma è quella delle carte di credito, è il rettangolo più bello da osservare, è quello più armonioso per il nostro occhio. Però anche lei, come vedete, è una situazione molto eccezionale, è la compagna di un grande matematico e studia matematica in un modo proprio per iniziati. E andando nel campo di donne più o meno famose al grande pubblico, c'è anche Dice, il medico, che per studiare medicina si traveste da uomo, perché è l'unico modo per studiarla, e decide di diventare ostetrica. E ovviamente diventa, solo gli uomini facevano gli ostetrici, quindi lei gira città come ostetrico e chiaramente si rivela alle donne al momento del parto, che sono felicissime avere un'altra donna che è la cura, una donna competentissima. Chiaramente la sua fama si espande e tipicamente lei viene sempre chiamata e chiaramente gli ostetrici regolamentari, turbati dal fatto che questa donna, che non sanno essere donna, tutti il mercato, la denunciano, la portano davanti all'aerobaco, cioè la accusano e fanno fare il processo. E lei in pubblico rivela di essere una donna. Non c'è la triste fine che farà impazia, perché alla fine si permetterà alle donne libere, che sono le donne aristocratiche e ricche, pochissime, una manciata, di poter accedere a quel tipo di studi, solo a quel tipo di studi. Quindi questa è una pioniera che ha rischiato la vita, se ci pensate bene, perché la conclusione standard sarebbe stata ad essere ammazzata. E Maria l'Ebrea, che è un personaggio, vedete, ci stiamo spostando sempre più verso l'inizio dell'era cristiana, è una donna che si occupa di vari aspetti, della chimica in tutti i sensi, studia dei materiali, composti medicinali, e è ricordata per aver collaborato a un certo tipo di alambicco. Chiaramente su questo tipo di persone non c'è moltissimo di studio a livello storico, quindi ci stanno dei frammenti, cioè dovete fare proprio il mosaico per comporre una storia convincente. Tutte e tre sono delle pioniere. E c'è un altro personaggio che a noi che ci occupiamo di astronomia piace moltissimo parlarne. Allora, purtroppo non sono sicura del secolo, non lo sono gli storici, può essere il primo, secondo secolo avanti Cristo, quinto secolo avanti Cristo, ci sta tutto. Agraonice di Tessaglia è una donna che arriva a studiare l'astronomia. E l'astronomia dell'epoca è molto più avanzata di quello che noi tendiamo a credere. I modi dei corpi celesti sono seguiti accuratamente, si riescono anche a prevedere le eclissi. E lei è una brava astronoma, lei riesce a prevedere le eclissi e anche la durata. E si sparge la voce che Aglaonice ha potere anche sulla Luna, perché lei può dire: Luna, copri il Sole, Luna, togliti dal Sole. E ovviamente lei acquista la fama di strega molto rapidamente, perché nessuno può pensare che una donna arrivi a studiare un fenomeno così complesso. E lei tra l'altro crea una scuola in cui ammette le donne, cosa stranissima per l'epoca, e chiaramente quindi diventano le piccole streghe di Aglaonice. Quindi pensate cosa voleva dire fare scienza all'epoca e cosa si rischiava. Ripeto, ci sono purtroppo delle storie molto frammentarie. E poi vedete il salto di qualche secolo, salto ma vicino poi a quella che sarà la caduta dell'impero romano, arriva Ipazia. Ipazia è un personaggio che noi donne che ci occupiamo di scienza amiamo molto, anche se nessuno di noi vorrebbe fare la sua fine. Amata Ipazia è figlia del filosofo Leone, viva ad Alessandria d'Egitto, che è il centro della cultura dell'epoca. C'era la biblioteca di Alessandria, quella che è stata distrutta in successive invasioni e che era la cultura dell'epoca. Mi sembra che all'epoca qualunque persona entrasse in Alessandria con un libro gli veniva momentaneamente requisito perché fosse copiato in questa biblioteca, cioè a questi livelli. E c'era questa biblioteca di papiri, immaginatevi, cioè immensa, e Teone è molto avanzato nella sua epoca, il padre vuole realizzare la persona perfetta. E lo fa nella figlia, quindi non aspetta il figlio maschio o cose di questo tipo. Vuole realizzare la persona perfetta nel senso della filosofia greca nella figlia. E in due, quindi lei cresce studiando la filosofia, la matematica, l'astronomia, e tra l'altro lei lavora insieme al padre. E una delle cose che dobbiamo essere grati è che ci hanno tramandato molto della matematica e
10, perché veniva trascritto e venivano scritti commentari che non erano solo i commenti, stiamo parlando, mi piace molto questo teorema, c'era una discussione biblica, un'elaborazione, c'erano delle soluzioni alternative, e c'è un esteone, un uomo molto illuminato, in uno dei suoi libri scrive: allora, io ho scritto commentari a questa opera, io filosofo Deone, questo libro è stato controllato da mia figlia Ipazia, un uomo che fa controllare un libro a sua figlia, eccola, cioè è incredibile. E Ipazia ha dato moltissimi contributi, ha fatto anche molti contributi, purtroppo i testi diretti non ci sono arrivati, ma sono citati da molti storici dell'epoca, e vedete, non sappiamo neanche come era fatto, questa è una costruzione, vedete, molto idealizzata, si dice che fosse donna molto garbata e molto gradevole in ogni caso, e quella era Gervais che l'ha interpretata nel film di qualche anno fa, molto bene, anche se la vicenda l'hanno ammorbidita per il nostro pubblico moderno. Diciamo così, la fine di Pazzi è stata molto più cruenta di quella del film, purtroppo per lei. Lei osava girare in città da sola portando la copia dei filosofi, una donna, stiamo scherzando. E tra l'altro in strada chiunque le chiedesse qualcosa, ma da qualunque persona provenisse, i greci, matematica, geometria, astronomia, lei si metteva là tranquilla a spiegare, cioè senza problemi. E non è vero che veniva odiata da tutti i cristiani, era considerata un modello di persona e di donna per la comunità pagana, perché lei era pagana, ma anche molti cristiani, hanno ricostruito alcuni storici, consideravano i pazzi un modello di virtù, cioè era una donna indipendente che viveva la sua vita ma molto retta. E lei dà molti contributi, studia anche il moto dei corpi celesti e ci chiediamo cosa sarebbe arrivato a fare se non fosse stata uccisa. E tra l'altro io sono nata come fisica sperimentale. Notate che c'è il termine femminile per il nostro lavoro, c'è astronomo e astronoma, c'è fisico e fisica in italiano, ma fisica non si sente quasi mai, e sono fiera di dire che Pazia, oltre ad essere astronomo, è stata anche fisica sperimentale, si è occupata di strumenti, di tecnologie, non è perché questa è un'attività più teschiale, quindi lei contribuisce a migliorare un po' il modello d'astrolabio, propone uno strumento per misurare la densità, è un distillatore, quindi è una persona veramente completa come scienziata. E quando muore il padre, Ipazia resta a capo della sua scuola. Chi di voi insegna, appassionato di filosofia, la scuola neoplatonica di Alessandria d'Egitto? E qui è una rappresentazione, credo, molto dell'epoca romantica. Ipazia che insegna. Ipazia insegnava a tutti, insegnava ai pagani, insegnava ai cristiani. Lei aveva amici di entrambe le parti. Era considerato un'ottima docente, una persona che apriva la mente, cioè lì si era messi e tutti venivano a imparare, e lei era amica del prefetto della città, ma amica perché lui andava alle sue lezioni, parlava di filosofia. Quando è arrivato il vescovo sono andati in attrito e un piccolo gruppo di fanatici ha stabilito che la colpa era della strega, di questa donna non donna, e sapete che l'hanno presa e fatta a pezzi, purtroppo nel senso letterale del termine, cioè avuto una fine molto molto cruenta. Lei era pagata perché era una donna, cioè non è stata ammazzata e basta, era una strega agli occhi di questi fanatici. E con lei, la morte di Ipazia è considerata la fine di un'epoca e l'inizio di un oblio scientifico, in pratica. Perché vedrete che va da scatti, che ci sono le epoche buie dell'umanità e molte epoche ancora più buie per le donne. Tra l'altro Ipazia, Ipazia è l'unica donna rappresentata nella scuola di Atene di Raffaello. Questo è l'ideale dell'Accademia, vedete che noi abbiamo, e l'Accademia in cui questi uomini parlano e discorrono, vedete, Ipazia è l'unica persona del quadro, è l'unica donna e è l'unica che guarda verso di noi. Ora ci chiediamo perché Raffaello l'abbia voluta mostrare così, però è l'unica che comunica con noi che siamo al di fuori del quadro, virtualmente. Allora, saltiamo di qualche secolo perché iniziano i secoli bui. È la fase tipo trono di spade, non nella storia umana. Va bene ora? Sì. Così? Allora, in questa fase, vedete, abbiamo i secoli bui, che poi non sono bui, c'è anche molta arte, molte cose, ma l'umanità si dedica molto a guerra, eccetera, e salta molto in avanti. Vedete che torna il tema della religione. Non è
che la religione e la scienza siano necessariamente nemiche. Vi ricordate la sacerdotessa che faceva astronomia? Il De Marta di Bingen, nominata recentemente dottoressa della Chiesa, è una donna straordinaria. Lei comincia a avere delle visioni da bambina e sta zitta perché ha paura di parlarne. Poi viene messa in convento in tenera età e la badessa sembra che sia stata sua zia. A un certo punto lei ne parla e questa voce celeste che ne parla, guardate cosa le dice: manifesta le meraviglie che apprende. Tu fragile creatura, parla e scrivi ciò che vedi e senti. La voce celeste le dice di conoscere e di trasmettere alle persone. È bellissimo. E in quell'immagine a sinistra vedete il Descartes che comunica con il divino. Il Descartes è attivissima, non si fa problemi di avere a che fare con i potenti. Quando il Papa le chiede di poter costruire monasteri, in pratica, e praticamente quando Federico Barbarossa attacca il Papa lo esclude dalla sua cerchia, cioè Federico Barbarossa stiamo dicendo, e lei è molto prolifica come autrice, ha scritto moltissimi libri, ha scritto molti libri anche su, come si dice, su erbe eccetera, e propone anche il suo modello di universo su cui potremmo fare un'altra conferenza. Ricordatevi che l'universo all'epoca, figlio di Aristotele, è fatto di tante sfere celesti una dentro l'altra, sfere, figure perfette in pratica, e lei propone questo universo un po' simmetrico con l'est che non è in alto dove noi mettiamo il nord, e come vedete fatto a strati. Un universo, una donna propone un modello di universo che non è quello accettato dell'XDX, che vi faccio notare. E questo, vedete, è straordinario quello che riesce a fare, perché poi vedete che lei vive una vita insolitamente lunga per l'epoca. Lei è attivissima, poi questi momenti aiutano le persone, le curano, cioè una persona a tutto tondo, è una mistica ma che agisce e ci lascia qualcosa da ricordare. Anche nel mondo islamico c'è qualcosa di simile. Fatima, l'astronoma Fatima di Madrid, che si sta discutendo se sia un personaggio vero, per ora se tu sei qualcosa in più l'unione di più personaggi storici. In ogni caso ci sono anche delle donne che fanno astronomia nel mondo islamico. Ricordatevi che le costellazioni hanno un nome greco, ma le stelle molto spesso hanno un nome arabo, anche nel mondo moderno. E vedete che si rientra in delle fasi in cui si guerreggia molto, e tra il Descartes di Bingen e quello che vi mostro ora c'è l'umanesimo, il rinascimento in cui noi italiani siamo in pole position, eccezionalmente, d'accordo? Allora, l'astronomia va avanti un po' a scatti, come vedete, e uno degli esempi in cui la famiglia viene, può essere un qualcosa in cui le cose si fanno insieme per le donne, è il caso di Sofia Brahe, che è la sorella di Tycho Brahe, che è il più grande astronomo osservatore ad occhio nudo. Lui più o meno arriva fin quando il telescopio entra quasi in giro, ma i telescopi dell'epoca in ogni caso hanno delle lenti di qualità non necessariamente elevata, quindi non è detto che vi permettano di osservare meglio, e quindi loro a occhio nudo osservano il cielo. Tra l'altro Tycho riesce a farsi finanziare da Re Federico Uraniborg, cioè un intero osservatorio, cioè notate un arco illuminato che finanzia un osservatorio astronomico. E la sorella lui ha molte osservazioni, che è una situazione molto inusuale per l'epoca in pratica, e ripeto che come fratello e sorella vedete che lei vuole sopravvivere in pratica. E le osservazioni di Tycho Brahe, che non ha la fama di Keplero e di Galileo, sono fondamentali, ma sono quelle che Keplero usa per costruire le sue leggi, e quindi non c'è bisogno di aggiungere altro. E saltellando ancora, è chiaro che qui sto mettendo sotto il tappeto Galileo, Copernico, tutto ciò che c'è stato, ma di questo ne avevamo parlato in un'altra conferenza, giusto? Allora, vi ricordate che uno dei problemi dell'epoca è che la cultura è costosa, accessibile sulle ricchi e a pochi di loro, tra l'altro. Tra l'altro nasce anche la stampa, Gutenberg, sapete? Allora, uno dei problemi è far circolare l'idea scientifica. Adesso c'è anche la stampa. Allora, due delle persone meno note tra le donne della scienza sono Maria Kunitz e Jean Dumé. Non ho trovato né sculture né quadri, se non ce l'avrei messe, chiaramente. E quindi vi mostro il loro lavoro. Allora,
si vede un po' male, ma Maria Giudice scrive un'Agnia Propizia e praticamente è un trattato di astronomia in cui sistematizza le osservazioni precedenti, cerca di trovare nuove soluzioni, non è che trascrive, no, no, le elabora in forma critica e contribuisce a far circolare queste idee. E Jean Dumais scrive un libro per diffondere il sistema copernicano e lo scrive in un modo che sì? Ok. E lo scrive in un modo tra l'altro molto interessante, perché lei presenta le opinioni pro Copernico e anti Copernico, quindi in modo molto critico. E vedete, Jean Dumais è la prima donna che in un suo libro di testo scrive una frase: il cervello della donna è uguale a quello dell'uomo. Che tenete conto dell'epoca in cui è vissuta, poteva essere alquanto pericoloso. Quindi vedete, sono donne che fanno lavori scientifici, ma si occupano anche dell'importante lavoro di trasmettere la conoscenza e di diffonderla. E questo è importantissimo. E adesso, io e Elena sappiamo bene che queste due persone sono irrinunciabili. Qui abbiamo l'Italia in pole position. Vi presento la prima professoressa universitaria di fisica e la prima professoressa universitaria di matematica. Università di Bologna, vedete, siamo 1732 e 1750 rispettivamente. Ricordatevi che le università sono istituzioni molto antiche, nate per maschi e restate per maschi molto a lungo. Il fatto che loro due arrivino a essere nominate professoresse con diritto di insegnare è straordinario. Tra l'altro sono due persone che hanno delle vite incredibili, cioè sono due persone anche della loro epoca in pratica. C'è una di loro, per esempio, vince dei riconoscimenti, riceve dei regali da nobili, eccetera, e li investe per costruire un ospedale per i poveri, ci lavora dentro. E tutto quello che arriva in regalo lo ricicla per ampliare l'ospedale. Quindi sono persone chiaramente di fascia sociale molto elevata, che non sono solo le scienziate inavvicinabili, no? Che uno direbbe, sono persone che hanno anche una vita estremamente completa, che chiaramente nello spazio di oggi non riusciamo, purtroppo potrò solo scalfirlo la vita di molti. Ma vedete, sono riuscite ad avere una cattedra, caso eccezionale per l'epoca, perché le donne più moderne, di cui vi parlerò tra poco, la cattedra sono generalmente sognata, potremmo dire. Sophie Germain in Francia è leggendaria. Sophie Germain vuole studiare all'università, ma non può iscriversi in quanto donna. Allora lei trova un gentile signore che si era iscritto all'università, ma voleva mollare, e compra l'iscrizione universitaria, perché vi mandavano il materiale a casa, era tutta un'altra epoca magari, e studia, e con un pseudonimo, l'epoca si comunicava via lettera, le lettere viaggiavano velocissime in tutta Europa, non pensate alle poste moderne, mi prego, e molti rapporti sono proprio epistolari, scrive a Gauss, quello a destra, uno dei più grandi matematici della storia, e hanno questo carteggio fittissimo in cui lui manifesta dei complimenti per questo giovane collega, per gente. Poi scoppia la guerra e Francia e Germania vanno in guerra e Sophie Germain è preoccupata per Gauss. E uno dei suoi amici è un giovane colonnello, se non sbaglio, e gli spiega il problema. E gli spiega che insomma va salvato Gauss, non si può rischiare che possa essere ucciso per incidente o dalla soldataria. Quindi dà tutte le coordinate per trovare Gauss. E gli dice, oh, mi raccomando, ci devi pensare a te, vacci te. Questo giovane colonnello si presenta, cioè fa cercare Gauss, si presenta, buongiorno, guardi, non si spaventi professore, la signorina Sophie Germain dalla Francia si è tanto raccomandata, ci ha spiegato che lei è uno scienziato straordinario, non si preoccupa, non le succederà niente, Gauss fa, mi scusi, chi è la signorina Sophie Germain? E a questo punto lei deve rivelare l'inganno. Quindi una donna che studia di nascosto, ha una corrispondenza con il più grande matematico dell'epoca e lui scrive una lettera che in termini moderni potremmo definire femminista, perché rispetto alle cose che vi ha presentato Elena, durissime, cioè proprio dei colpi di mazza direttamente sulla testa, scrive, ci ho sempre apprezzato, no, il suo lavoro, e in particolare mi rendo conto, in pratica è ancora più meritorio tenendo conto delle difficoltà che lei ha dovuto affrontare in virtù del suo sesso. Quindi è una lettera che, ripeto, per l'epoca è molto moderna. E Sophie Germain, oltre ad aver contribuito molto alla teoria dei numeri e aver
lavorato anche un po' la filosofia, è nato soprattutto per le ricerche sull'elasticità, lì c'è uno dei suoi trattati. Allora sembra che quando è stata fatta la Torre Eiffel, ci sono sulle placche onorifiche, ci stanno tutti quelli che si sono occupati di teoria dell'elasticità, tranne Sophie Germain. Quindi tanto per parlarne così, d'accordo? Quindi come vedete un'altra che deve travestirsi per avere l'istruzione. E c'è un altro personaggio interessante, Mary Fairfax Somerville. Avrete notato che io cerco sempre, se la donna è sposata, di metterci il nome da nobile, perché il fatto che la donna debba avere solo il nome del marito è uno dei problemi di cui stiamo parlando. È una giovane che si occupa di matematica e meccanica celeste, scrive un bellissimo trattato, vi vedete una pagina al centro, sul mondo dei corpi celesti, in cui scrive il trattato ma propone anche alcune soluzioni di problemi, e sulla destra vedete che scrive un qualcosa, uno dei primi testi sull'interdisciplinarità, la connessione delle scienze fisiche. È così stimata che praticamente ci costringe a cambiare la terminologia. Io l'ho lasciata in inglese perché parlare dell'originale. Di solito lo scienziato era il filosofo naturale o l'uomo di scienza, O-M-O, ma non poteva dire bel lavoro la Mary Fairfax Somerville, l'uomo di scienza. E Wewell, più o meno vedete il XIX secolo, per descrivere il lavoro di Mary Fairfax Somerville si inventa scientist, il termine scienziato, perché per Mary Somerville, cioè, quindi pensate, vedete quando cambia il linguaggio vuol dire molto. Ma quante di noi hanno il nome del proprio lavoro declinato alla maschile? Parliamo, insomma. E vedete, Mary Fairfax chiaramente fa parte di un ambiente, chiaramente borghesia elevata e o aristocrazia, in cui la cultura è molto ben considerata, e quindi, nonostante le difficoltà, una donna può fiorire. C'è un altro personaggio molto interessante, Ada Lovelace, che è la figlia di Lord Byron, quindi la figlia di un mito, ma è un mito anche lei, e recentemente ho letto un romanzo di fantascienza, cyberpunk, in cui lei è una delle protagoniste, quindi per dirvi quanto ha colpito. Lei e la Fairfax Somerville si frequentavano tra l'altro, si scambiavano idee. Ada è nota perché praticamente, entrando in contatto con Babbage, che stava sviluppando il primo calcolatore meccanico, è la prima a pensare su come si possa programmare. E quello che vedete è una pagina dei suoi scritti. Potremmo dire che quello è il primo programma di computer, ma guardate di che epoca stiamo parlando. Lei è una visionaria che va avanti di due secoli in pratica, che cerca di capire come questo oggetto meccanico possa essere trattato perché tiri fuori delle soluzioni di qualche problema. In suo onore, uno dei primi linguaggi di computer, di quando era roba molto da nerd, si chiama Ada. Più o meno è dell'epoca mia, come uso, io sono più vecchia. D'accordo? E sono tutti personaggi, vedete, leggendari. E un altro personaggio incredibile, Caroline Herschel. Vi dico subito che l'Istituto del Telescopio Spaziale offre un contributo per passare un periodo là agli astronomi. In pratica, e si chiama praticamente il fondo per visitatrici Caroline Herschel. Allora, Caroline Herschel è la sorella dell'astronomo Herschel e la zia dell'altro Herschel. Nasce in una famiglia molto tradizionalista, sono tutti appassionati di musica, il fratello praticamente ha un grande successo come organista e lei canta anche, e lei come donna è ovvio la fine che farà, soprattutto la famiglia, la madre che insiste che lei deve rimanere lì perché sarà praticamente la domestica guida di tutta la famiglia, diciamocelo chiaramente. Quindi, nonostante le sue ambizioni, lei è condannata a una vita di lavaggio di panni e di preparazione di cena all'infinito. William emigra, va in Gran Bretagna e diventa famoso come organista, però lui ama l'astronomia, cioè lui viene pagato come organista e nel frattempo fa l'astronomo e si costruisce i telescopi. E vedete, l'immagine di destra ci sono fratello e sorella che lavorano insieme perché loro hanno anche l'officina. Per fare lo specchio del telescopio bisognava fondere il materiale, quindi loro andavano un po' di personale a fare bollire, cioè delle cose incredibili. Lui tra l'altro, costruendo i telescopi, lui scopre il pianeta Urano, il primo pianeta scoperto al di là di quelli visibili a occhio nudo che conoscevamo dall'antichità, quindi c'è il paradigma qua che traballa. Alla fine lui arriva a avere, viene
pagato con l'astronomo de re, non l'astronomo reale, che è l'astronomo astronomo. L'astronomo del re è l'astronomo che è a disposizione della famiglia reale quando vuole darsi all'astronomia. Cioè, mentre arrivava la famiglia reale, oh, vogliamo osservare qualcosa, e chiaramente riceve un certo appannaggio. Lui, a un certo punto della sua vita, chiama la sorella dicendo che gli serve aiuto, che è un uomo solo, e lì probabilmente l'ha buttata giù in questo termine per aiutare la sorella a strapparla una certa vita, perché è vero che aveva bisogno d'aiuto. Ma i due insieme mostrano quello che si può fare unendo le forze. Lei arriva e i due iniziano a osservare. Ora, Escher si costruiva i telescopi, ma si costruiva dei telescopi anche immaginari, il CERN di Ginevra. Lui aveva la tecnologia per i telescopi, era come il CERN per i telescopi all'epoca, sempre più grandi, sempre più potenti, e loro due osservano insieme. E in questa stanza c'è lui che osserva e lei che scrive. Ora, questi lo facevano anche di notte, non parecchi gradi sotto zero. Lui ogni tanto rischiava di volargli giù dal telescopio in alto, di sfracellarsi. Lei una notte racconta che non riuscivano più a prendere appunti perché gli si era ghiacciato l'inchiostro. Un'altra volta gli si sfonda la pozzanghera col ghiaccio e rimane il piede dentro. Cioè, hanno delle avventure da film, questi due, e fanno un sacco di scoperte. E poi lei, praticamente insieme, William è contento che lei inizia a fare l'astronoma, e lei inizia a osservare il cielo. Inizia a osservare il cielo e scopre varie comete, e di sotto c'è la riproduzione di uno, di una delle sue scoperte, scritta tutta a mano, c'era la fotografia, ricordiamoci, no? Disegni, eccetera, e scopre le nebulose. E all'epoca nebulose era tutto, c'erano galassie, c'erano gli ammassi di stelle, le nebulose vere, non si riusciva a capire cosa fosse, e lei ne scopre alcune. E è così brava che a un certo punto anche lei riceve la pensione. Non ricca, il fratello non ce l'aveva ricco, figuratevi lei, viene pagata come astronoma. È la prima donna qui nell'Occidente che probabilmente viene pagata per fare la scienziata, perché finora abbiamo presentato delle donne straordinarie, ma sono delle donne dilettanti straordinarie, dilettanti nel senso che non lo facevano per professione, avevano qualche altro modo di mantenersi. Pensateci bene a cosa ha fatto. Tra l'altro, lei, quando il fratello si è sposato, lei si è ritirata, ma in ogni caso ha curato, ha contribuito a aiutare il nipote, insomma, man mano che cresceva, che diventava anche lui un ottimo astronomo. E anche all'età di 80 anni lei la si vedeva transitare la sera verso il telescopio, cioè una persona incredibile, piena di vita. E capite perché un fondo finanziario per permettere alle astronome di andare al telescopio spaziale sia stato intitolato proprio a lei, molto meritatamente. E oggi parlerò di fisica e astronomia, ma ogni tanto prendo la definizione e vi presento Mary Henning, famosa. Elena mi spiegava il suo aspetto come botanica, io sono più concentrata sull'aspetto cacciatrice di fossili. Era una naturalista, credo, nel senso ottocentesco. La vedete? Sembra uscita da un racconto di Jane Austen. E vedete col suo fido cagnolino, questa andava sulla spiaggia a raccogliere campioni di tutti i tipi, in particolare fossili, e alcuni li vendevano. Ha scoperto vari scheletri di dinosauro e ha scoperto il primo scheletro di plesiosauro, scoperto una nuova specie estinta. Cioè, questa era la persona che doveva faticare, no? Per, cioè, dei fossili li mettevano, no? Dei campioni. Cioè, questa, ditemi chi di voi conosceva Mary Henning, anche io la prima volta sono rimasta molto stupita, no? Tutti noi piacciono gli animali preistorici, no? Da bambini scriviamo tutti i nomi difficili. Ecco, uno di questi, una specie l'ha scoperta una donna, come vedete, girando su una spiaggia. E vedete che qui siamo in un'epoca in cui, vedete, il mondo occidentale è in fermento. Qui c'è queste, siamo un po' dopo la rivoluzione francese, le guerre napoleoniche, vedete che sta cambiando tutto. Napoleone, sapete che si parla di università napoleonica perché lui sposta l'accento sull'università come produzione di sapere pratico, più che come lecture, letture nel senso tradizionale, no? Eccetera, eccetera. Quindi è un periodo di fermento. Vedete, queste donne si organizzano con i mezzi che hanno, che spesso non sono neanche un granché. E faccio un piccolo salto perché adesso mi avvicino alla nostra astronomia. Allora, l'astronomia ha avuto Ipazia, ha avuto un sacco di donne straordinarie. E in epoca moderna hanno faticato moltissimo. Allora, Maria Mitchell è una
astronomo che ha scoperto vari tipi di oggetti nuovi e è ricordata per le sue scoperte, perché lei a un certo punto è andata a insegnare all'università, e è la prima direttrice di osservatorio, del piccolo osservatorio dell'università, ma è una carica onorifica che vedremo tra poco, vale oro, è molto più importante di quello che si creda. Pratica, perché per molti anni, fino al 1960-70, negli Stati Uniti alle donne non era permesso fare quello che era, ma facciamo abitualmente, andare a osservare la notte al telescopio. E in particolare una delle scuse ufficiali, almeno nel mondo americano, era che non c'erano i servizi igienici per le signore. Un po' deboluccio, eh? E però c'è qualcuno che si distacca. All'osservatorio di Harvard, che è l'Harvard di quella persona che è stata costretta ad andarsene per dichiarato che le donne sono inferiori nelle scienze, c'è l'osservatorio che è l'equivalente del CERN astronomico come raccolta di immagini su lastre fotografiche, in pratica. Una cosa che mi ha commosso è scoprire tempo fa che le stavano digitalizzando tutte, quindi uno sul computer ora può accedere alla storia, cioè può scaricarsi in versione digitale le lastre che hanno misurato proprio i grandi e le grandi dell'astronomia. Pickering, che è quel signore, vedete, molto fatto professore universitario in basso, ha bisogno di assistenti, perché queste lastre fotografiche vanno guardate, vanno misurate, vanno guardate tutte le macchie che ci stanno delle stelle, oppure gli spettri. Avete visto cosa c'è in un CD, in un DVD, lo spettro, eccetera? Immaginatelo quello in bianco e nero su una lastra, di farci le misure e vedere se c'è qualche pilina. E sembra che era scontento del personale che aveva. A un certo punto l'ultimo che dipendente maschio che aveva avuto disse: non mica possibile, la mia cameriera lo saprebbe far meglio. Infatti una delle sue prime astronome era la sua cameriera, ci arriviamo tra poco. Allora, Pickering assume donne. Qui ci sono due aspetti: uno, essere illuminato, perché è un lavoro di responsabilità, e l'altro, pratico, costavano molto meno, diciamocelo, Elena. Sì. E queste donne sono i computer umani lontani che hanno fatto fare in Sudafrica e in Giamaica. Notate, qui stiamo parlando di tempi recenti. E vedete, purtroppo ci ha lasciato recentemente. E Rosalind Franklin, il Nobel tanto per cambiare, scippato, è una persona che si occupa di analisi cristallografica con raggi X. Questa è un'immagine famosa, la foto 51, è quella attraverso la quale si è arrivata a ricostruire la struttura doppia elica del DNA. Quindi una delle scoperte del secolo. Allora, molte notizie su di lei ci vengono da Watson e Crick, che il Nobel hanno preso con Wilkins. E vi dico come viene descritta. La prima conferenza che Watson va a sentire, piuttosto che parlare di quello che presenta, la descrive come appare come donna. E poi nel resto del libro ne parla, Starosi. Oppure era quella che rovinava la vita al nostro amico Wilkins, no? Perché donna indipendente, figuratevi. Allora, era molto meticolosa, lei conosceva questa tecnica perché l'aveva già usata per carboni, eccetera, eccetera, e era sulla strada per arrivarci, però lei era molto meticolosa, aveva catturato questa immagine e messa via perché stava facendo i calcoli. Wilkins, che era nello stesso laboratorio con cui non correva col sangue, quando si cominciano, man mano ci sono i progressi sul DNA, quando praticamente arrivano Watson e Crick, non trova niente di meglio che andare nel laboratorio di lei senza chiedere un permesso, tirare fuori l'immagine. Questa è una violazione dell'etica scientifica, perché lei poteva decidere, ci lavoriamo insieme. No, Wilkins poi lo prende il Nobel, in pratica, anche perché lei muore prematuramente. Senza, violando ogni epoca, chiaramente poi ha un occhio esperto, basta vederla, perché loro avevano foto del DNA molto più vecchie, quindi non ci avrebbero trovato un ragno dal buco, le foto di lei erano molto di più alta qualità. E quindi poi c'è tutta la leggenda, e lei praticamente non è arrivata ad avere il Nobel, e qui è un atto che in termini moderni questo sarebbe esecrabile, la persona verrebbe condannata, cioè una misura scientifica di un altro tu la dai a qualcun altro. E chiaramente lui ci scrive anche il libro, no, sull'avventura del DNA, in cui lui poi viene dipinta, come vi ho detto. Quindi non lo so su chi ricade di più, no? Quindi salutate un altro Nobel che avrebbe potuto essere dato, e salutiamo Rita Levi-Montalcini. Cosa dire? È una leggenda, si è costruita al laboratorio, prima in camera, il fratello ha costruito un incubatore, lei ha usato gli aghi, gli strumenti orologiali per lavorare con gli embrioni,
e quando era scollata si è trasferita in campagna andando a tutti i contadini a farsi dare le uova. E la Rita Levi Montalcini ha avuto questa vita leggendaria e anche lei ha buttata fuori perché è ebrea, con il suo professore con cui poi ha collaborato a lungo. E di lei, come di altre donne, si dice spesso, donne forti, no, donne che danno gli ordini, e ci credo. Chissà perché quando un uomo fa così non dicono mai, vero, quando è in laboratorio, no, è lì, no? E Rita Levi Montalcini è un orgoglio nazionale, quindi credo che sappiate tutti quello che ha fatto, ma va ricordato che anche lei ha dovuto affrontare di tutto. Una coppia meno nota sono i coniugi Cori, questi sono i figli del ramo medico, questi hanno subito la stessa sorte dei Cori, lavoravano insieme, tipicamente i posti lo offrivano a lui, i premi li davano a lui e a lei non davano il posto e lui spesso rifiutava le offerte all'università perché non offrivano niente alla moglie. Un uomo, vedete, l'ha pagato in questi termini, e tra l'altro è un uomo che quando la moglie negli ultimi anni di vita si è ammalata l'ha assistita teneramente. Chi ha detto che l'empatia per gli altri esseri umani è una donna solo femminile? Cioè, questa è una coppia incredibile che il Nobel ha condiviso e questi riguardano praticamente tutto ciò che è il metabolismo degli zuccheri, quindi non entro in dettagli. Come vedete, uno più uno in questo caso fa ancora un numero superiore a due. E vedete, questi sono molto meno noti nel nostro campo e Barbara McClinton è un po' nota, anche perché ha preso il Nobel a 80 anni, che di solito succede un po' prima. Lei ha studiato da precaria, non vale accade tanto, cioè spostandosi in università, buttando tutto in macchina, smuovendosi, i geni del Gran Turco per tutta la vita. E ha fatto delle scoperte incredibili. Questo che vedete nell'immagine sono i suoi microscopi in pratica. E nessuno ne credeva. Cioè, nel senso, una parte, cioè, molta parte del suo lavoro lei era apprezzata genetista, ma lei il posto fisso standard, perché ce lo immaginiamo, non è che l'ha avuto così, che se n'è stata tranquilla, ha dovuto spesso cambiare università e come vedete se vi premiano dopo decine di anni che avete fatto la vostra ricerca c'è qualcosa forse che dovremmo chiederci, d'accordo? Almeno lei non ve l'ha preso. E ora vi presento, noi che siamo più vecchi riconosciamo Hedy Lamarr, allora noi la conosciamo come attrice hollywoodiana, ma lei ha una storia straordinaria, in lei vale il pregiudizio che donna bella deve essere stupida, è di una bellezza che non è attuale. Allora lei, europea, scopre che il primo marito ha simpatie naziste, contento di avere la moglie bella, quando arrivano gli ospiti, parte dal principio che la moglie tanto che vuoi che ne capisca, in realtà la moglie si diverte a inventare, vedremo poi, e lei capisce la malparata, lei scappa e capisce quello che sta succedendo e lei riesce a avere successo come attrice. Tra le altre cose lei vuole aiutare il paese, un nuovo paese, e con un collega musicista, perché usano un pianoforte per il studio, un modo per le perché tocca fare le trasmissioni, potremmo dire, in modo che non vengano disturbate, che poi lo ritrovate questo algoritmo nel Bluetooth. Lei lo brevetta e nessuno le crede. Lei poi, tutta entusiasta, fa, io voglio aiutare, così vede cosa gli risponde, penso che viene il prossimo Ministero della Difesa. Lei può aiutare il suo nuovo paese distribuendo il bacio alle truppe. Cioè, capito, fanno la lotteria e quello che la vince, cioè non parte neanche dall'idea che lei possa avere anche delle altre competenze e nessuno le crede, familiari inclusi, fin quando non viene premiata. Perché poi non è stato usato immediatamente, ma ora è usato e come vedete non sapete mai da dove verrà un'idea geniale. Non la conosciamo come attrice, ma è un'inventrice, a pieno titolo. E torniamo a una persona, Jocelyn Bell Barber, non so se tu l'hai incontrata, però lo dico. Allora, per me è un mito, da studentessa di dottorato, lei deve studiare come la trasmissione radio, le onde radio si trasmettono nel mezzo interstellare, quindi sembra una misura di metti lì e la fai, e tutti gli strumenti all'epoca hanno il pennino con il registratore a nastro, e lei ogni giorno si deve guardare 20-30 metri. E lei scopre che ci stanno dei segnali regolari, poi torna a osservare la stessa parte di cielo, segnali regolari con più di un secondo di ritardo, di intervallo, e poi le scopre in altre direzioni del cielo, sono quelle che chiamiamo pulsa. Vi ricordate quelle stelle di cui parlavamo un po' di mesi fa, che noi abbiamo visto scontrarsi in Lago Virgo? Sono oggetti molto complessi, con il raggio tipo di 10 km di neutroni, che sono come dei radiofari in pratica. E queste, e lei durante la tesi di dottorato quindi
si ritrova questa scoperta che mette in appendice perché è rivoluzionaria, e la chiamano anche Little Green Man perché nessuno pensa che in piccoli uomini verdi che in natura ci sia qualcosa che sia un orologio così preciso. E lei, che è stata una delle prime professoresse ordinarie in Gran Bretagna, alla fine si sposa dopo un po' e comincia praticamente ad andare d'università in università, mentre la fama della sua ricerca cresce nel mondo, in pratica, ma il Nobel lo prende il suo relatore di tesi. Adesso può dire qualche parola che tu non la conosci? Ma in realtà lei racconta, cioè in realtà lei su questa cosa poi... Jocelyn racconta, l'abbiamo conosciuta appunto, è stata a Berkeley perché era amica del mio relatore locale di tesi di dottorato, e quella serata appunto era ospite d'onore, raccontava un po' tutta la storia, che è abbastanza carina per il fatto che questo segnale veramente era difficile da identificare con un oggetto astrofisico, e quindi il suo relatore di tesi volle chiamare i servizi segreti, va bene? Quindi per un certo periodo il segnale si è visto per la prima volta a ottobre, ma forse ad agosto addirittura, però fino a febbraio-marzo è rimasto segretato con i servizi segreti che cercavano di capire se potessero essere le missioni militari, oppure se potessero essere alieni, che cosa ci facciamo, e la preoccupazione di non vedere la tesi. Riguardo al Nobel, in realtà lei negli anni poi ha maturato, come la racconta, e spero sia serena su questo aspetto, una serie di convinzioni. Prima di tutto è vero, la sua scoperta era stata accidentale, no? E lei appunto era una studentessa, cioè era stata accidentale, era, di sicuro aveva richiesto grande cura, va bene, l'analisi dei tracciati, eccetera, però alla fine era il progetto che era il progetto del suo relatore, perché lei era una studentessa. La scoperta era accidentale, lei conclude dicendo forse quel Nobel era più meritato, forse non era meritato e basta, ma se qualcuno lo meritava forse era più lui che io. Non si può dare un Nobel, oggi la vede così, no? Non si può dare un Nobel alla fine a uno studente che fa una scoperta accidentale. Infatti, secondo lei non è quella la maniera di procedere. Cioè, no, allora, sicuramente, come ben sai, poi lei è stata attivissima sul piano della cercare di diffondere gli studenti, ha lavorato per anni, nonostante offerte di ottime università, lei ha lavorato in un college femminile per anni come insegnante. Io ho conosciuto anche molte sue studentesse, tra l'altro, entusiaste del suo operato come docente. Devo dire che secondo me lei davvero è convinta. Ora, io l'ho conosciuta l'ultima volta, quindi sono nel 2005, la prima volta nel 2000, va bene, era una cosa che lei aveva digerito, è convinta che ci sia stato un problema di discriminazione verso di lei come in quanto donna, questo sì, però sul piano filosofico ritiene corretto che il nome venga attribuito al professore piuttosto che allo studente. Questa è la sua opinione, io non so nemmeno se la condivido, però questa è come la racconta lei. È importante conoscere cosa pensa la gente interessata. Infatti questa è una maniera interessante di rispondere, sì. No, perché molti storici continuano a ripetere che è stato giusto non darlo anche a lei. Alla luce del fatto. Infatti non so se è stato un pazzo che ha ragione. No, ma come che sia, se lei appunto ritiene che questa sia la via giusta, pochi mesi fa lei ha avuto il premio Breakthrough, che è il premio alternativo, sapete, del creatore di Milner, il creatore di Facebook, il creatore di Google, che sono 3 milioni di dollari, e lei ha deciso di investirlo in borse di studio per rifugiati, minoranze di tutti i tipi e donne. Quindi lei sta lasciando un seme da 3 milioni di dollari in cui cresceranno tante altre Jocelyn Bell, femminile e versione maschile. Quindi proprio come vedete degli onori e dei soldi sembrano interessare più di tanti. In realtà c'è un altro aneddoto abbastanza buffo, che uno si aspetta, no? Dopo una scoperta così arriva la stampa, va bene? Arriva la stampa, che domande ti fa? Beh, lei dice, visto che era una donna, cominciarono a chiedermi, ma tu quanto sei alta rispetto alla principessa? Ma ce l'hai il fidanzato? Tu
tutte domande che sicuramente a un uomo non sarebbero mai state fatte, no? Quindi questo, diciamo, l'aspetto mediatico ancora la disturba per come è andata questa storia lì. Sì, ma perché sono storie che appunto ancora la costa. No, assolutamente. È vero che è un uomo che è andato male, come è vestito, criticano. O criticano come è vestito. Quindi, come vedete, è una scienziata straordinaria. Un'insegnante straordinaria che ha avuto la fortuna di assistere a una conferenza fatta da lei, che dice che è un'esperienza mistica veramente, e poi vedete un insegnante che ispira, cosa dire? È una persona che sta dando tante opportunità a persone che non le avrebbero, quindi onore al merito, mi inchino. Allora vado, sono addirittura d'arrivo. Io do il mio tributo a Margherita Hack, che racconta lei che per avere la sua gatta ha dovuto dimostrare di essere 3 volte più brava di un uomo. A lei dobbiamo molto come studi spettroscopici eccetera, e per la mia fascia d'età lei ci parlava di astronomia e di scienza quando era adolescente. Lei è stata anche campionessa tra l'altro italiana di salto in alto e salto in lungo prima di essere sbattuta fuori anche lei in base alle leggi razziali, tanto per cambiare, come vedete. E Margherita, molto attiva anche nel campo sociale, è stata un'intellettuale vera e ci manca veramente, cioè lei è un modello come astronoma. E per parlare di discriminazione al quadrato, avete visto il film Il diritto di contare? Allora io mi sono andata a leggere la biografia delle 3 persone, che è vero che una ha fatto tutti i calcoli delle prime missioni spaziali, incluso l'Apollo 11 che è arrivata sulla Luna, l'altra che ha fatto causa per iscriversi all'università e l'altra che ha insegnato a programmare prima che chiunque ci pensasse. E loro raccontano che queste difficoltà ci sono state, c'era la segregazione eccetera, ma quello che contava è che erano comunità, la comunità di colore, se c'era una borsa di studio, un'occasione, si passava la voce e si sosteneva, ci si aiutava con le famiglie, è una storia molto, cioè la storia vera di loro è ancora più affascinante del film, vi garantisco. E vi ho parlato di Terminatore su Fisherman, Maria Mirisagani è riuscita a fare una cosa straordinaria, è l'unica donna che ha preso il Nobel per la matematica, che è la medaglia Fields. Cioè non esiste il Nobel per la matematica, e questo è l'equivalente. È stata la prima donna, tra l'altro è una donna iraniana, quindi la prima donna e la prima persona iraniana a vincere questa medaglia. Quindi mi piace, è morta prematuramente per un tumore, mi piace rappresentarla con una lavagna piena di formule. Quindi pensate lei cosa abbia dovuto affrontare e per arrivare a vincere un premio così prestigioso, quindi cosa ha dovuto affrontare come ostacoli sociali. E dovremmo, come dici tu, smettere di ricordare la prima che, dovremmo dire, vedete, c'è successo che qualcuno ha fatto qualcosa di buono e di diverso. E poi arriviamo al conteggio, che si scopre, quest'anno abbiamo fatto un picco al 2018, io sognavo finalmente di vedere nella mia vita, ero già nata quando l'hanno dato la Maria Koppelman, un altro premio femminile per la fisica, sono stata accontentata, non solo, ci abbiamo avuto anche un premio donna, no, per femminile per la chimica. E vedete Donna Strickland e Frances Haldol. Allora, Donna Strickland è la fisica sperimentale che si diverte in laboratorio, ci si divertiva da bambina con i laser, cioè con quello che poteva usare, non i laser, e anche adesso è una persona che preferisce stare in laboratorio. Vi faccio notare che lei era professoressa associata al momento che ha vinto il Nobel, non era al più alto livello della carriera accademica. E lei diceva, ma non mi sono messa mai a far domanda. Tra l'altro qui vi mostro una foto di lei da giovane, accanto ai suoi adorati strumenti. È diventato ordinario recentemente, chissà, cioè, nel senso che lì, come diceva il direttore, basta che scriva una riga nel curriculum e prenda Nobel, chiaramente, però era nei livelli intermedio. E quando qualcuno ha provato a farla mettere su Wikipedia è stato rifiutato perché non era abbastanza nota. Questo pochi mesi prima del Nobel. L'ora dopo l'annuncio Wikipedia ha preso fuoco con l'inserire la biografia di Donna Strickland, che tra l'altro aveva fatto già molte cose, vedete, aveva avuto un certo numero di premi, quindi lei come fisica, come scienziata, era già in fascia altissima, anche per non essere preso un Nobel, no, non era abbastanza nota. E dopo questo va detto, perché a livello sociale non era mediatica, non so che dire. No, e adesso poi c'è tutto su Donna Strickland, probabilmente se c'è accanto anche il nome. E parecchie donne hanno battuto i muri. Fabia Lagianotti è una delle persone che ha contribuito così tanto alla scoperta del bosone di Higgs. È stata a capo dell'esperimento ATLAS per molti anni e
Agras è 2500 persone, si è occupata, io quando mi preparavo per i concorsi da giovane ho letto vari articoli di Filippo Lagianotti per prepararmi per i concorsi NFN, quindi è una persona scientificamente molto attiva e molto brava a coordinare. Tra l'altro ho visto una sua conferenza, è una persona per esempio che è molto brava a presentare le cose e dà credito a tutti i collaboratori, i colleghi, i dottorandi, postdoc, studenti, tecnici, cioè proprio lei mostra come servono tutti per arrivare a quel risultato e è diventata la prima direttrice donna del CERN, un altro muro abbattuto. E poi nel mio campo c'è Gabriela Gonzalez, che è stata a capo di LIGO per molti anni e in particolare negli anni della scoperta. E vedete anche lei come Fabiola è una donna molto giovane e tutte e due si sono trovate in due avvenimenti a capo di due collaborazioni che hanno fatto due misure di cui si parla molto, diciamo. E il viso femminile, vedete, comincia a essere associato alle scoperte. Tu facevi notare come alla presentazione ufficiale ci fosse Frances Cordova e ci fossero le scienziate. Questa è la foto, chiamiamola foto tra virgolette perché non è una foto, del buco nero che è diventato virale nei giorni scorsi. E qua c'è l'esperta di analisi di immagine, il cui algoritmo ci ha permesso di arrivare a questa immagine che ci mostra il buco nero. Quindi, come vedete, è bellissima che lei è giovanissima e come vedete non è mai successo, no? Alla faccia del genio solitario, parroccone, con camice, con gli occhiali e con la barba, giusto? C'è un'altra barriera che è stata infranta negli ultimi anni. Ho un mio amico e collega che è in Antartica, alla base italo-francese Concordia, e ci sta passando l'inverno antartico. L'Antartide, questo è un pareglio, praticamente si vedono più immagini del sole per la rifrazione sui cristalli di ghiaccio nell'atmosfera, è spettacolare. Allora, le prime donne in Antartide cominciano ad arrivarci negli anni 50, ma ora in tutte le basi antartiche, le basi Concordia, la base al Polo Sud, ci sono molte donne scienziate. Quindi questo limite fisico, che è il solito, figuriamoci, in Antartide le donne, il sesso debole, possono fare i lavori pesanti, tutte queste prevenzioni, in realtà le donne ci vivono benissimo e molti ci passano anche il terribile inverno antartico con 3 mesi di buio. E guardate cosa hanno fatto a base Concordia, perché sono sempre sono 3 donne e 10 uomini, e c'è anche il mio amico imbabuccato in mezzo. Guardate che bellissimo pallone hanno fatto per celebrare l'8 marzo. Insieme. Donne nella scienza, il cielo non ha un limite e questo credo che sia la migliore conclusione per la mia conferenza. Grazie. Ringraziamo Rosa Poggiani perché come al solito ci trasporta in un mondo molto interessante. Mi dispiace che è stato più lungo anche del previsto, ma vorrei che ci fossero delle domande e se avete voglia di partecipare a questa festa delle scienziate donne che abbiamo proposto. Devo dire io stessa sono rimasta sorpresa intanto dalla longevità di alcune scienziate del passato che effettivamente di solito insomma sono più difficili da trovare e sono rimasta anche sorpresa dalla giovinezza di quelle più recenti che sono riuscite in pochissimo tempo a creare veramente delle soglie che non potevamo immaginare. Riesce ancora ad avere la forza di fare qualche massimo? Faccio una domanda perché sinceramente ora in questa scoperta che c'è stata proprio recentissima del buco nero ho visto alla televisione che non c'è solo la donna di cui avete parlato ma ce ne sono anche altre 3, no? Se ricordi dal Horizon Telescope ce ne sono tante di donne. Alcune sono state proprio coinvolte di altre, mi sembra.
la più coinvolta credo sia la studentessa, che è una, non so se una dottorata o una postdoc, una giovane postdoc. Sì, esatto. E la più coinvolta è lei, perché è quella su cui schermo è apparsa per la prima volta l'immagine pienamente elaborata. Però si ritorna alla questione, no, di Jocelyn Bell, cioè lo studente segue delle direttive, questo è vero, cioè il dottorando tipicamente ci mette sì dell'iniziativa, ci può mettere grandissima cura, ma il dottorando che fa analisi dati segue le direttive di qualcun altro, quindi sicuramente lei è stata bravissima a fare il suo lavoro, le idee probabilmente non erano le sue, cioè era guidata sì, da un'equipe. Sicuramente Sera, la ragazza che tra l'altro è mia amica, che vi facevo vedere nella foto della presentazione della National Science Foundation, è una di quelle che ci hanno messo le idee. E non è fettissima, cioè, comunque stiamo parlando di avrà 42 anni, quindi sono donne giovani, super attive, che stanno, o anche Manica Brachese, un'altra persona, 41 anni, cioè, tipo, sono donne giovani attive che appunto sicuramente vivono una situazione più favorevole di quella vissuta da lei, cioè anch'io vivo sicuramente una situazione più favorevole di quella vissuta da te, sì. E che però lo stesso devono combattere probabilmente più dei colleghi maschi, sì, questo sì, questo rimane vero, anche ora purtroppo. E mostrare, diciamo, gli viene riconosciuto uno a fronte di tre, invece che essere riconosciuto uno a fronte di uno, questo credo sia la media, sicuramente.